È emerso sostanzialmente che una nota fatta dal caposettore, l'ingegnere Spanoi, dal responsabile Tasca, e manca ovviamente la nota, la firma dell'assessore Carpino, che non era presente in aula, che queste discariche che sono presenti nel comune di Scigli abusive non gravano, ha detto, di questa nota sulle tasche degli scigliatani, in quanto le ditte dovrebbero, sia quella per 2017-2018, dovrebbero bonificare queste aree a proprie spese. Questo magari lo andremo a verificare dopo. La cosa grave è quella che ancora continuano a persistere queste discariche, e io ho chiesto esplicitamente al segretario comunale di far intervenire la polizia provinciale per andare a verificare nelle strade tipo l'SP54, per intenderci, dove ci sono dei frigoriferi, dei rifiuti ingombranti proprio attaccati al ciglio stradale, dove la sera diventa davvero pericolosissimo. Poi abbiamo chiesto, e non ci è stato risposto, di sapere quante contravvenzioni fossero state levate da parte dei vigili urbani di Scicli, e non abbiamo avuto risposta. E poi abbiamo chiesto quando venivano attuati gli ispettori volontari, e abbiamo appreso che il comune ha indetto il bando, e presto, dietro il regolamento approvato dal Consiglio Comunale, ci saranno queste nuove figure. Un altro dato importante che è emerso è quello sulla raccolta differenziata, dove in una nota avuto allegata alla risposta si evince che nel 2018 siamo al solo 13% fino ad oggi, quindi è molto molto basso. Ecco, questi sono i dati essenziali, e poi il Consiglio è stato riaggiornato il 6 di dicembre per continuare i lavori. Per quanto riguarda la percentuale differenziata, comunque ci siamo mantenuti sull'ultimo miglioramento, abbiamo raggiunto quasi il 30% a dispetto delle percentuali a una cifra che erano rappresentate alla raccolta degli anni precedenti. Per quanto riguarda invece il discorso in merito alle discariche abusive, sappiamo bene, perché risulta anche dal sito del comune, che è stato dato stiamo cambiando ditta di raccolta, appunto a causa di imperfezioni sul servizio, che hanno portato appunto questa proliferare anche delle discariche abusive. Con la nuova ditta verrà richiesto un'implementazione appunto della pulizia del territorio, e contestualmente andremo a effettuare un maggior controllo mediante apposizione di ulteriori telecamere. Contestualmente ovviamente crescerà anche la differenziata, perché migliorando la modalità di raccolta e la modalità della pulizia del territorio, comunque deve essere fatta anche in maniera differenziata, e andrà a contribuire sull'aumento della percentuale differenziata.